regalato un ragazzino ancora con casone, con cicciottella, prima che diventasse la divina, e che io ero l'attrice giovane di Poli. Noi attori di Poli, perché tu pagava sempre il giusto, se non di più, con anche i contributi che ci siamo ritrovati poi con la pensione. Fa molto meno, devo dire la verità, perché la povera Melata andava nelle pensioncine, nelle rovine. Noi andavamo al Sitea di Torino, a Sanremo al Grand Hotel, perché Paolo pagava, ma veramente con grande generosità gli attori. Non eravamo mai sottopagati. E quando si viaggiava, perché negli anni 60 tutto in treno all'inizio, non vi dico cos'erano le ferrovie italiane a quell'epoca, si faceva dei debutti dall'Aquila a Napoli in un giorno, si arrivava, si truccava e si entrava in scena, ed era una cosa. Lui pagava la prima classe, che non esisteva nelle ferrovie, erano tutte quelle tradotte, io le chiamavo così. Arrivavamo là e il capotreno, disperato, diceva: non c'è la prima classe, aspettate un momento. Andava a prendere dei tovagliolini bianchi che ci metteva dietro allo schienale per fare la prima classe, perché così non ci spettinavamo, ci avevamo il pulito dietro. Insomma, una cosa meravigliosa. Lui era sempre ironico, sempre generoso, anche le prove agli inizi, cioè tutti gli anni che ho lavorato poi con tanti altri, cioè altro teatro, e tutti al tavolino, la prima lettura, no? Cioè Bupalle, scusate, perché una roba noiosissima, perché si stava giorni a leggere, quando si facevano i classici, poi quei vicini erano tre ore là su questa battuta, poi si andava in scena ed era una cosa tremenda, nessuno sapeva niente. Con Paolo non si faceva mai questa cosa, perché la prima lettura la faceva lui, noi tutti intorno, e poi subito in piedi, subito a fare il teatro, perché pare di più e ti ricordi meglio la parte, cioè se continui a leggere la tavolina quando sei in piedi non ti muovi, era tutto un altro modo di lavorare, capito? Che non c'è più adesso.